Siamo insieme al Presidente di uno degli più importanti istituti bancari attivi soprattutto nel Mezzogiorno, nel Meridione d'Italia. Alla luce del suo osservatorio privilegiato, cosa ci può dire della situazione esistente? La situazione esistente è molto precaria e in questo periodo si sta cominciando ancora di più a sentire la crisi economica, perché si trascina da più tempo e il territorio non riesce a sopportare questa crisi che si procrastina da tanto tempo e che purtroppo coinvolge tutti i continenti, ma che si sente particolarmente nel nostro territorio, che per ovvi motivi è meno ricco come da tutte le statistiche che ci sono che vengono stilate. Il meridione è tra le parti più povere della nostra nazione e quindi risente di più di questa crisi, che per noi potrebbe essere ancora più pesante che negli altri territori. Senta, mi pare anche tramontato quel paradosso secondo cui il nostro, quello meridionale e calabrese in particolare, essendo un mercato autarchico, risentiva di meno degli influssi della crisi. Mi pare che anche questa sia ormai tramontata come speranza. In un mercato globale l'autarchia è qualcosa di superato da parecchi decenni. Noi, arrivati a un certo momento, risentiamo di più della crisi, sia per le distanze, sia per le carenze di infrastrutture, sia per la criminalità organizzata e sia perché non abbiamo, diciamolo con onestà, anche saputo sfruttare le nostre ricchezze che abbiamo nel territorio, che sono la natura, sono il patrimonio artistico, e perché dovremmo capire che queste cose vanno sfruttate, l'agricoltura, sono cose che vanno sfruttate, ma se per sfruttare bisogna stare insieme, perché da soli non si può fare nulla. Dunque bisogna convergere in associazioni di categorie, in public company, in qualche cosa che ci aggreghi e non ci divide, per creare una forza e avvicinare questo territorio all'altra parte della nostra amata patria. Senta, noi anziani chiamiamo patria, che è nazione. Per concludere, dal grigiore generale emerge qualche timido segnale, se non di ripresa, quantomeno per poter sperare in un futuro meno a tinte fosche? Beh, la speranza ci vuole, ma ci vuole pure tanta buona volontà. E che credo che noi, con i nostri difetti, ma abbiamo anche i nostri pregi, e che siamo persone che quando vogliamo qualche cosa riusciamo ad ottenerla, e che siamo delle persone che è una regione, un popolo di lavoratori e di persone che hanno sempre operato bene nella nostra realtà, a parte naturalmente quella fascia di criminalità, ma quella è l'altra parte della medaglia.